Tutto pronto per il calcio d'inizio e allora sincronizziamo i nostri cronometri, pronti a dare il via a questa partita. Palla per Alvarez, potrebbe scaricare ancora su Stankovic e poi invece va all'azione personale, si chiude, rallenta, parte con un dribbling, attenzione, carica il sinistro e la palla va a lambire il palo, ma cerca in autonomia di gamba propria, come si dice, Ricky Meraviglia con questa azione personale, il primo palo con Santon sul binario destro, si allarga Ricky e viene servito Alvarez. Alvarez guarda la posizione di Snyder, cerchio di centrocampo, apertura laterale per Samuel Eto'o. Eto'o ha sulla sua laterale sinistra Krizetic, vediamo se lo serve, arriva al limite, chiama il dai e vai, attenzione Eto'o, entra in aria, Eto'o! Che bella azione, il dai e vai con Ricky Meraviglia, e che meraviglia! Bellissima l'azione del primo gol al minuto 16, segna Samuel Eto'o, è un gol eccezionale perché chiama il dai e vai con Ricky Alvarez, che non ci impiega molto a regalargli il pallone, con scritto spingimi, si trova tu per tu con Giorgio Bianchi, è il gol dell'1-0, 16 minuti di gioco a Rovereto con i ragazzi in vantaggio per una rete a zero, bella l'azione, bello il gol realizzato da Samuel Eto'o, che rivediamo ancora una volta, molto bravo e molto freddo poi nell'uno contro uno. Vediamo la rincorsa di Wes da fermo, palla morbida al centro, colpo di testa, palo! Il palo, il colpo di testa di Ranocchia, palla con Vadecchi, può caricare il colpo, contro cross, fuori gioco di Eto'o che va in rete. Si riparte con il tentativo della Cremonese, è pericoloso, attenzione, Nizzetto, il pareggio! L'errore in difesa subito punito dal gol dell'1-1, finisce così il primo tempo con il gol del pareggio di Nizzetto e il gol di Eto'o dopo 16 minuti. Pallone che deve essere giocato da Dechi, cerca il lob dentro per Pazzini! Ah, che bello signori! Che bello signori, il gol di Pazzini che porta l'Inter sul 2-1. Bellissima questa manovra, il lob di Stankovic che mette pallone dentro, lo vede muoversi, vedete, gli mette colpo sotto, Pazzini arriva con un anticipo preciso e con il piatto angola il pallone dove non può arrivare Bianchi e per l'Inter è il gol del nuovo vantaggio, 2-1. Difesa 3 composta da Bianchetti, Chivu e Caldirola in questo momento con Faraone e Muntari, esterno destro e esterno sinistro. Mariga e Snyder i due mediani e poi il tridente con Pandev, attenzione questa palla dentro, buona, pallone buono, e siamo sul 3-1, una bella azione perché il pallone così come vuole il mister, palla messa dentro con l'arrivo a rimorchio di Samuel Eto'o. Vedete Faraoni, bravo perché mette palla dietro in maniera intelligente e poi a colpo sicuro arriva Eto'o, c'è anche una deviazione che contribuisce alla efficacia del gesto tecnico, ma sarebbe andata comunque in porta perché aveva spiazzato nettamente il portiere calciando al suo lato sinistro. E quindi Inter 3-1 con gol di Eto'o, doppietta e Pazzini. Palla filtrante per Castagnos, allontanata dalla difesa dei grigiorossi, poi Muntari, testa indietro per Cristian Chivu, si allarga Natalino, Chivu vorrebbe servire Faraoni, lo fa con un lancio calibrato, Faraoni entra in area dalla destra, è solo il tiro e c'è il gol, bellissimo lancio di Cristian Chivu, che dice scusate, ringrazia, gli ha messo un pallone con scritto spingimi, grande lancio di Cristian Chivu per Faraoni che scatta sul filo del fuorigioco, sempre molto alto, sempre molto propositivo e vedete la sua conclusione che beffa sul primo palo, un po' ingenuo Zigliolli nella circostanza, tutto questo quando siamo arrivati quasi alla fine della partita, ma arriva anche il gol numero 4 in casa Inter, 4-1, doppietta di Eto'o, gol di Pazzini e gol anche di Faraone. L'arbitro dice che basta così, l'Inter vince la sua terza amichevole stagionale
4 reti a 1, Eto, Pazzini, Eto e Faraoni, marcatore in casa Inter, Nizzetto, il gol della bandiera per i grigio-rossi di Cremona. È tutto dallo stadio di Rovereto da parte di Roberto Scarpini, grazie per la contesa attenzione, una buona Inter anche quest'oggi sotto gli occhi del presidente Massimo Moratti.